ragazzi e ciao ragazze, mi avete scritto in tantissimi per sapere come si vestissero e quali fossero i capi da avere per vestirsi come i cantanti più famosi, VIP più famosi del momento. Ho raccolto qualche informazione utile, ho scrutato a fondo i loro profili Instagram e oggi inizio con una guida utilissima per scoprire come vestirsi come il mitico Fedez. Prima però iscrivetevi al mio canale e lasciate un like, adesso possiamo partire. I look di Fedez sono prevalentemente super semplici, ultra brandizzati con marchi che conosciamo benissimo come Supreme, che ovviamente hanno una partnership con lui, e oggi vi dico alcuni capi must have che indossa spesso sul suo profilo Instagram e che potrete indossare per imitare il suo stile al meglio. T-shirt. Fedez indossa praticamente soltanto t-shirt nella vita di tutti i giorni, si tratta di t-shirt molto molto semplici. Predilige quelle total white o total grigie o nere con una scritta piccolissima con il brand in oggetto, come per esempio Supreme, oppure le magliette anni 80 che vanno super di tendenza per questo 2018 con le band musicali rock degli anni passati. Jeans sono un capo super giovanile che Fedez indossa davvero molto molto spesso. Il suo modello preferito, a quanto ho potuto guardare, sono quelli firmati Levi's, i classici Levi's che indossano tutti da sempre per sempre. Sono un acquisto valido, ve li consiglio, spendete un po' di più, ma sarà un capo che avrete per sempre. Lui li indossa prevalentemente normal fit oppure leggermente larghi, senza però esagerare, non siamo più negli anni 90 e lo stile hip hop è superato. Felpe oversize sono un capo perfetto per le mezze stagioni. Fedez le indossa spesso nel suo profilo Instagram, sono per lo più felpe molto classiche, leggermente oversize, monocolore con un brand centrale. Giacca e cravatta sono un capo che il rapper indossa spesso per le occasioni più formali. A mio parere sta davvero bene perché è un classico elegante che però con i tatuaggi diventa molto molto più rock e migliore secondo il mio parere e il mio punto di vista. Sceglietelo se lo sapete portare, se avete 15 anni e non avete mai esagerato, non avete mai portato dei completi super eleganti, magari cercate di sentirvi a vostro agio prima di uscire con questo completo perché potrebbe essere la scelta sbagliata per alcuni di voi. La giacca di jeans è un capo che il rapper indossa spesso. Scegliete una classica giacca di jeans leggermente oversize che sicuramente la vostra ragazza poi vi ruberà perché io lo faccio spesso con il mio ragazzo. E sceglietela magari brandizzata Levi's. C'era una collezione da Bershka con alcune giacche molto cool firmata appunto da Fedez, potreste trovare qualche rimasuglio online. Il mitico bomber è un classico anni 90, è andato super di tendenza nell'inverno scorso e se volete imitare al meglio lo stile del rapper sceglietelo perché è assolutamente la scelta giusta, è super giovanile, abbinatelo a una classica t-shirt bianca e l'effetto è assicurato. Berretti sono un classico per tutti i rapper da sempre per sempre, ricordo ancora Eminem quando metteva il casco berretto al contrario, chi è cresciuto negli anni 90 sicuramente se lo ricorderà, ma pochissimi di voi secondo me sono degli anni 90. Scegliete un berretto classico, il classico berretto invernale oppure quello con la patta come quello che indosso in questo momento, o completamente nero, bianco, monocolore, oppure monocolore con il brand in Bella Vista. I consigli per imparare a vestirsi come il mitico Fedez finiscono qui. Spero di aver risposto a tutte le vostre domande. Lasciatemi ancora qualche domanda, qualche consiglio qui sotto nei commenti e ricordatevi di iscrivervi al mio canale. Un altro punto fondamentale per il look di questo rapper è il fatto che lui è pieno completamente di tatuaggi, quindi il look, le magliette semplici accostate a questi tantissimi tatuaggi stanno davvero molto molto bene. Se non avete alcun tatuaggio e andate ad indossare una maglietta bianca semplice l'effetto sarà molto diverso, quindi potreste aumentare la fantasia presente sulla maglietta, ma è una scelta molto personale.